Buongiorno, Municipio Ottavo, portavoce del Movimento 5 Stelle, Carlo Cafarotti. Valentina Vivarelli. Oggi siamo contenti come una Pasqua, siamo contenti Molto. perché è passata una mozione sui senza tetto. C'è molta gente che sta nel nostro territorio che dorme all'addiaccio durante le giornate più rigide, quindi abbiamo presentato una mozione che è passata, votata all'unanimità, ma anche sottoscritta da tutti quanti i gruppi consiliari, per ospitare questi senzatetto all'interno di strutture di proprietà del municipio, tipo Tipo centri sociali, centri anziani, insomma le associazioni del nostro territorio che usufruiscono dei beni del nostro territorio, credo saranno molto liete di esprimere la loro solidarietà con persone, diciamo, che invece hanno problemi ben più gravi. sono strutture che sono normalmente riscaldate, non utilizzate la notte e tramite alcune associazioni che abbiamo già provveduto a contattare, che si sono organizzate per la sorveglianza e per la logistica e per rilasciare i locali in perfetto stato di fruibilità all'indomani, quindi alla riconsegna delle chiavi. Che dire? Questo problema era stato già affrontato in passato, ma in maniera assolutamente disumana, in quanto i senzatetto venivano ammassati all'interno dell'ex Fiera di Roma nel nostro municipio. E abbiamo voluto indicare, oltre ad un problema reale, anche una soluzione più umana, in quanto è giusto che siano maggiori le strutture ad accoglierli, che siano più piccole, dislocate su tutto il territorio, di modo che loro stessi in numero minore possano usufruire dello stesso servizio, anzi di un servizio migliore. È sceso di corsa l'assessore alle politiche sociali che ci ha detto che darà immediatamente seguito alla cosa, quindi ci dobbiamo mettere d'accordo su alcuni dettagli, quindi fare una risoluzione per procedere sollecitamente e molto operativamente sul fatto. Sì, noi del Movimento 5 Stelle già abbiamo in mente altri progetti, quindi li esporremo nella commissione, ne parleremo e cercheremo di farli approvare. Quando la rete, come al solito, produce contenuti, questi arrivano nelle istituzioni, però permettetemi un grazie particolare all'attivista che si è speso e ha generato questo seme di solidarietà, che è Guido Mastropuono. Questo è il mondo, Questo è bello. eh? Grandi.